Questo impianto è stato completamente donato, accreditato con Terrosso nel cuore, e si presta perfettamente con quello che è lo scopo del defibrillatore dei problemi cardiovascolari. Quindi tutto sembra quasi fatto apposta. Quindi c'è solamente da ringraziare veramente di cuore il comitato per essersi adoperato per questa importantissima iniziativa. Sono già decine e decine di defibrillatori che sono stati messi sul territorio e un paio di casi sono stati veramente salvavita. Questo grazie al lavoro in particolare del nostro consigliere Giacomo Vannucci, che è stato lui che ha fatto partire dall'inizio questa importante iniziativa. Quindi Pietrasanta quest'anno veramente partiremo definitivamente col marciapiede. Abbiamo anche stiamo aspettando il nulla osta anche per l'attraversamento pedonale semaforico. Quindi noi non pensiamo solamente a Marina o al centro storico, noi pensiamo a tutto il territorio. Il territorio è grande, però alla fine con pazienza, perché purtroppo la burocrazia è immensa, infinita, tutte le volte ci sono sempre difficoltà, problemi, però alla fine riusciremo a portare a casa tutti gli obiettivi su cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando. La squadra che c'è in comune tra la Giunta, ma stamattina c'è anche Elisa, vice sindaco Barci, che ringrazio per il suo costante e forte impegno, consiglieri comunali, l'assessore Andrea Cosci per tutto quello che fa per lo sport, perché anche sullo sport stiamo lavorando tantissimo, con Pedonese, con lo spostamento dello stadio, con la provincia, col campo d'atletica, ci sono un'infinità di cose. E quindi con tutto il consiglio comunale, e quindi a volte siamo in ritardo, dovete avere pazienza, però alla fine arriviamo, le cose le portiamo a compimento. Quindi un grazie di cuore a tutti quanti, veramente siete stati veramente una forza, avere donato un impianto di un defibrillatore tutto a carico vostro. Il comune ha fatto veramente tagliarci i servizi, soltanto anche quelli, però l'iniziativa sicuramente vostra è stata fondamentale. Quindi vi ringrazio a nome dell'amministrazione, a nome di tutti, della Giunta, del consigliere e del capogabinetto, che è sempre la punta di diamante della nostra amministrazione, è quello che segue tutti i lavori, quando c'è una buca, quando c'è un lampione, quando c'è da fare le cose, quando c'è da gestire tutte le varie gli eventi. E quindi insomma c'è una bella squadra. Io sono veramente contento e soddisfatto. Grazie a tutti. Grazie. Io ora vi spingo. Vai. Via, bravo. Paolo. Sì, dai. Vai. Pronta? Benedici Signore per il consiglio medico. Salvezza e benessere a coloro che speriamo mai che debbano fare uso per Cristo nostro Signore. Amen. Gli altri storici. Sandra Viviani. C'è il marito, è uguale, è marito. Ma non c'è la mamma.